Buon pomeriggio e benvenuti dal Pala Dirceu di Eboli, 18ª giornata Serie A Futsal. Si affrontano la FEL di Eboli, 6ª in classifica, e la Meta Catania, 7ª. Due squadre divise da un punto. Ci aspetta una partita scoppiettante. Buon pomeriggio da Carmine Fine. Diamo lettura delle due formazioni per gli ospiti della Meta Catania. Numero 1 Perez, 3 Messina, 5 Silvestri, 7 Foti, 8 Hernani, 10 Salas, 13 Battistoni, 17 Tomarchio, 19 Cesaroni, 20 Camagno, 22 Musumeci, 23 Dalcin, 28 Espindola, 99 Dovara. L'allenatore è Salvo Samperi. Risponde la FEL di Eboli, padrona di casa, con il numero 1 Ielmi, 2 Lion, 4 Romano, 8 Spisso, 9 Fornari, 11 Tress, 12 Fiusa, 13 Bissoni, 14 Bagatini, 22 Ercolessi, 24 Caponigro, 65 Saponara, 70 Boaventura, 92 Mancia. L'allenatore è Francesco Cipolla. A dirigere il match il signor Malfer di Rovereto, il signor Zannola di Ossalido e al crono il signor Giampiero Cafaro di Sala Consilina. Prima del fischio d'inizio ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare Giovanni Antonio, scomparsi prematuramente questo fine settimana. Ci uniamo anche noi al silenzio. Ciao Antonio, ciao Giovanni, fate buon viaggio. Dopo questo momento toccante, vediamo i due quintetti scelti da Cipolla e Samperi. Per gli ospiti della Meta, tra i pali c'è Tiago Perez, poi Hernani, Salas, Musumeci e Dalcin. Risponde la FEL di Eboli con Lion tra i pali, Bissoni, Fornari, Tress e Romano. Attaccheranno da destra verso sinistra i padroni di casa in divisa e calzoncini rosso-blu. Risponde la Meta Catania in completa bianco da sinistra verso destra e si parte. Fornari per Lion, Tress, Bissoni, subito palla in avanti alla ricerca di Fornari, arriva Romano, Fornari sceglie Bissoni, allora Tress, ancora Fornari, su di lui c'è Musumeci. Inizia con il piede sull'acceleratore la squadra di Cipolla, il tacco illuminante di Fornari, subito calcio d'angolo. Sulla palla c'è Tress, l'alza per Romano che si coordina bene, ribatte Hernani, prova a ripartire Salas, lo chiude Tress. Imposta adesso Udu Dalcin, Hernani scambia con Salas, sale in pressione la FEL di Eboli, osserva il da farsi Salas e sceglie Musumeci, calza una buona palla a favore Dalcin, tunnel di Dalcin, conclusione alta, primo squillo della Meta Catania.
Bissoni, sale anche la meta Catania in pressing. Bella palla di Fornella, la ricerca di Romano, ci mette la testa Salas, ma arriva Bissoni, la solata di Bissoni, serve Romano! 1-0 Feldi Evoli! Sergio Romano! La sbloccata Sergio Romano dopo 1 minuto e 10 secondi, si è portata in vantaggio la Feldi Eboli con il settimo centro stagionale di Sergio Romano, che mette la partita subito in discesa per gli uomini di Francesco Cipolla. Prova ad impostare adesso la meta Catania con Hernani, che va da Musumeci. Ancora il capitano dei siciliani in possesso di palla, dal Cinna, evidente 4-0 scelto in partenza da mister Salvo Samperi, che deve fare a meno del suo top scorer Italo Rossetti, tenuto ai box da un infortunio. 9 gol per lui in campionato, così come Musumeci. Dal Cinna in avanti proprio per Musumeci, su di lui c'è Bissoni, riesce ad eludere l'intervento del numero 13 della Feldi Eboli, Musumeci. Adesso Hernani, Salas, ci mette il piede Fornari, laterale meta Catania. Musumeci, Hernani in difficoltà sulla pressione di Fornari, quasi lo scippa il capitano della Feldi Eboli. Alla fine riesce a guadagnare il laterale, il numero 8 della meta. Adesso Salas prova l'imbucata, chiude Tres. Ancora Tres a rubar palla, alla fine l'ultimo tocco è suo, laterale meta. Musumeci, Duda dal Cin, ancora altissima la pressione della Feldi Eboli, Tres, si perde Hernani che avrebbe potuto stoppare piuttosto che provarci di testa, sprecando di fatto una chance importante. Ancora meta ad impostare con Salas su lungo linea per Musumeci, riesce ad andarsene su Bissoni, poi viene fischiato un fallo da Malfer proprio a Bissoni, che nel tentativo di arginare la sortita offensiva di Musumeci e ha tirato la maglietta. Primo fallo commesso dalla Feldi Eboli dopo 2 minuti e 54 secondi di gioco. Sulla palla c'è Cesaroni, la tocca proprio per Musumeci, ribatte Tres che la tiene lì, prova a sgusciare il numero 11 della Feldi Eboli, ma la palla esce fuori. Adesso Salas dal Cinna, la suolata di Cesaroni, para Lion, due volte l'intervento di Lion De Freitas. Ottimo doppio intervento di Lion De Freitas. Adesso la palla fuori per Salas, para ancora Lion, può ripartire il contropiede della Feldi Eboli con Tres. Tres la mette sul secondo palo per Fornari, che prova una giocata clamorosa, non gli riesce purtroppo.
è rimasto a terra Edoardo Dalcin, che adesso con l'aiuto di Fornari e dell'arbitro si rialza. Ancora meta ad impostare, sempre Jader Fornari a dare disturbo al primo palleggiatore della meta Catania. Eccolo Salas, Dalcin, Musumeci, non c'è nessuno a fianco, adesso torna Cesaroni, Musumeci si allunga la palla, Cesaroni la lascia lì per Fornari, Boaventura, fase confusa adesso, recupera la palla la meta Catania, Dalcin prova ad andarsene con un numero, trattenuto da Fornari che si becca il giallo, monito già del Fornari. Trascorsi 3 minuti e 58 secondi di gioco, Feldi Eboli in vantaggio, punizione adesso meta Catania, battuta male da Carmelo Musumeci. Lion rilancia direttamente tra i piedi di Fornari, è un po' isolato, chiude Cesaroni, ma ci sarà la rimessa laterale per i ragazzi di Cipolla, imbattuti in casa in questo campionato. Adesso la palla per Fornari, arriva Boaventura che calcia, riesce a chiudere in qualche modo Musumeci. 8 le partite giocate in casa dalla Feldi Eboli, 5 vittorie e 3 pareggi. Vedremo se oggi continuerà questa bella striscia degli ebolitani. Palla allargata per Bissoni adesso, Fornari in angolo, scucchiaia la palla dall'altro lato alla ricerca di Romano che però non era partito. Salas, tunnel su Fornari, rinviene però Bissoni che mette la palla in laterale. C'è Salas, chiuso da Bissoni che guadagna anche il laterale. Cambia il quintetto, la Feldi Eboli, entrano Boaventura, Bagattini, Ercolessi, Mancia e Bagattini. Palla per Lion, Ercolessi che ritorna dopo la squalifica, saltato la gara contro la Sandro Abate, il capitano della nazionale italiana. Eccolo in possesso di palla, pressato dal suo compagno di nazionale Carmelo Musumeci. Laterale Feldi Eboli, sulla palla Ercolessi, all'indietro per Bagattini, Mancia, uno dei migliori nel derby con 2 assist e un gol. Boaventura prova ad andarsene, calcio a Boaventura, bella parata di Perez. Mancia all'indietro per Boaventura, prova a farsi sentire il palla di Irseu, sale in pressione la meta, la palla arriva a Mancia che si accontenta della rimessa laterale. Tre giocatori della Feldi Eboli in linea, serie di movimenti adesso, Bagattini cerca e trova Boaventura che non calcia, però la palla arriva a Mancia, ci prova lui, ribatte Julian Camagno, poi Ercolessi recupera palla alla meta, Bagattini bravo a darla poi a Boaventura, alla fine Battistoni riesce a metterla in laterale. Ercolessi converge verso il centro, Boaventura quasi gliela ruba Cesaroni,
che era ben appostato sulla linea di passaggio, poi Ercolessi sbaglia il passaggio. E quindi laterale meta Catania, Messina sulla palla, si appoggia da Tiago Perez, va a pressare anche il portiere Mancia, la palla arriva a Camagno, Ercolessi la mette in laterale. Battistoni per Hernani, sbaglia l'appoggio per Camagno, laterale Feldieboli. Messina, Battistoni la tiene in campo, Camagno prova ad andarsene sull'out destro, si porta però la palla fuori. Trascorsi 6 minuti e 18 secondi. La sbloccata Romano dopo un minuto e 10 di gioco. Adesso fase un po' più soft con Boaventura che però recupera palla, in mezzo c'è Mancia, prova a servirlo con il passaggio no look, riesce a farla sua Tiago Perez, a far ripartire i suoi, Camagno al centro dove non arriva Hernani. Fa ricominciare il gioco Lion che la mette giù per Mancia, Bagatini, pressione altissima adesso della meta, con calma la Feldieboli, Ercolessi cerca Bagatini in profondità che finisce a terra, non c'è fallo però, si può giocare, palla per Julian Camagno, converge verso il centro, prova la conclusione, c'è stata forse deviazione, sì, calcio d'angolo quindi. Messina sulla palla, l'alza per Camagno, c'è il fischio del direttore di gara, si deve ribattere questo calcio d'angolo. Messina dentro per nessuno, erano rimasti nei blocchi Battistoni ed Hernani. Boaventura per Lion, Lion gliela ritorna con un rischio grandissimo, quasi ci arrivava Battistoni, Boaventura la butta via. Hernani alla battuta per Battistoni, non si intendono i due, regalano la rimessa laterale alla Feldi. Felipe Mancia, Boaventura, giro palla Feldieboli. Boaventura prova a farsi sentire Battistoni, si appoggia da Lion che prova a restituirgliela di prima intenzione, impreciso però il rilancio del portiere della Feldieboli. Adesso Dalcin non tiene la palla, Bagatini, Mancia ancora, Mancia recupera palla alla meta Catania, Dalcin calcia, la parata di Lion. Adesso Hernani non trova la porta. Boaventura, Ercolessi, cambio lato per Mancia, ci mette la testa Hernani che quasi favorisce il 92 della Feldieboli. La palla riesce comunque ad arrivare tra le mani di Tiago Perez. A terra Battistoni, se ne va Camagno, due su di lui, lo chiude Bagatini, laterale, meta Catania. Battistoni cerca e trova Dalcin, due su di lui, riesce a far uscire la palla. Adesso Salas che sbaglia il passaggio. Ercolessi si appoggia da Tiago Bissoni, ha un po' di spazio Mancia, se lo prende. Va Ercolessi,
isolato, riesce a trovare Bissoni che scambia con Boaventura. Alla fine si torna da Lion. Mancia prova ad andarsene, scambia con Boaventura, c'è solo sul secondo palo Ercolessi, riesce a chiudere con un ottimo intervento difensivo Camagno, che poi si becca il richiamo di Malfer perché ha allontanato il pallone nel mentre usciva dal campo. Boaventura prova l'imbucata, intercetta Musumeci che trasforma l'azione da difensiva in offensiva, servendo Salas. Sovrapposizione di Dalcini, viene scelto Battistoni, si chiude nella propria metà campo adesso la Feldeboli. Chiede un po' più di pressione Cipolla, Battistoni prova il dribbling su Tres che lo mura. Tocco per Dalcin. Battistoni sposta la palla sul destro, deviazione, Lion riesce a parare. Musumeci a battere velocemente per Dalcin che non riesce a coordinarsi. Lion in avanti per Fornari, riesce ad agganciare in qualche modo Salas, mette la palla in laterale. Bissoni prova l'imbucata e la sporca Musumeci, Romano a recuperare, Tress poi si appoggia da Lion. Romano per Fornari che ha un po' di spazio. Fornari a lottare con Salas, la palla resta lì, alla fine Malfer fischia il fallo a Salas, primo della meta Catania. Lion, Romano, torna da Bissoni che non si intende con Tress. Battistoni, Musumeci, Salas. Salas su luce tre, palla imbucata per Musumeci. Battistoni va a calciare e si mette davanti Tiago Bissoni. Dalcin a puntare Romano, Dalcin converge verso il centro, Tress aiuta Romano e la palla finisce tra le mani di Lion che osserva il movimento di Fornari in avanti che va a lottare con Perez che coi pugni riesce a metterla in laterale. Time out chiesto da mister Francesco Cipolla. Dopo 10 minuti e 36 secondi di gioco la Feldeboli conduce per 1-0 grazie alla rete di Sergio Romano. Ci prendiamo un istante di pausa anche noi. Ma dove è Tiago? Non lo vedi? Qui l'ultima... Si ritorna in campo dopo il time out richiesto da mister Cipolla. Si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Feldeboli. Tress sulla palla, prova a metterla sul secondo palo, Romano però ha fatto il movimento ad uscire.
fondo quindi per gli ospiti, battuto per Salas. Al suo ingresso in campo anche Espindola. Eccolo proprio Espindola che va da Salas. Stop orientato, subisce il fallo di Tres. Ancora Espindola ad impostare. Sale la fel deboli, Hernani sbaglia il passaggio. Bissoni per Fornari, su lui proprio Spindola. Fornari di tacco per Tres, messo giù da Hernani. Calcio di punizione, fallo commesso dal numero 8 della meta Catania. Vediamo cosa proveranno i padroni di casa. Sulla palla c'è Bissoni, al suo fianco Tres. Più defilato Boaventura, mentre Fornari è nel suo regno, ovvero l'area di rigore. Bissoni la tocca per Tres, ribatte Battissoni, prova a ripartire dal cin, ma la recupera lo stesso Tiago Bissoni. Palla imbucata adesso per Fornari, la perde Bissoni a lottare al centro del campo e guadagnare rimessa laterale. Musumeci va da Salas, prova ad andarsene, chiuso da due. Tres in difficoltà, la perde ancora Musumeci, prova a salire di ritmo la meta Catania, calcia Musumeci, ribatte Sergio Romano. Palla a cercare Spindola, chiude in laterale Giader Fornari. Hernani cerca sul secondo palo Salas che si era coordinato, Tres ci mette una pezza, non riesce poi Lion ad evitare il calcio d'angolo. Salas batte velocemente, Fornari la fa sua e poi la spazza via. Salas per Musumeci, isolato sull'out sinistro, prova ad andarsene su Tres. Grande lotta tra i due ex compagni della scorsa stagione, Tres riesce ad arginarlo in qualche modo. Adesso palla dentro per Espindola, ancora Tres a chiudere. Musumeci guadagna il laterale. 7:39 da giocare ancora in questa prima frazione, sempre Feldeboli in vantaggio. Camagno, Hernani, ancora Hernani, serve Spindola, va da Musumeci, non riesce a tenere la palla in campo. Bissoni prova l'imbucata per Fornari e Spindola lo chiude. Boaventura, ancora imbucata per Fornari, ancora Espindola che sta tenendo bene in questo duello tra giganti. Fornari riesce ad allargare per Boaventura che calcia col mancino, non inquadra lo specchio della porta. Hernani in possesso, perde palla Camagno, Sergio Romano allora, scambia con Fornari, palla dentro per Bagatini! Cosa ha sbagliato Bagatini?
incredibile errore da praticamente 50 centimetri di Bagatini, che è riuscito a ciccare un pallone da appoggiare solo in rete. Adesso Bagatini a commettere fallo su Battistoni al centro del campo. Quarto fallo commesso dalla Fel di Eboli in questa prima frazione. Ci sono altri 6 minuti e 35 secondi da giocare. Battistoni serve dal Cin, scambiano i due. Musumeci, se lui dice Bagatini. Ancora meta in possesso, pressione della Fel di Eboli altissima, la spizzata di Camagno per Dalcin che non trova la porta. Fondo Fel di Eboli battuto da Lion. Ercolessi ad impostare, Mancia in difficoltà, messo giù da Camagno, viene fischiato il fallo al numero 20 del Meta Catania, che ne commette un altro nel giro di 2 secondi e viene anche ammonito. Si arrabbia tantissimo la panchina della Meta Catania con il cronometrista che non aveva fermato il tempo. Camagno comunque nel giro di 5 secondi ha commesso 2 falli, è stato anche ammonito e giustamente Samperi lo ha fatto accomodare un attimo in panchina. Quattro falli per entrambe le squadre, quindi adesso a 5:45 dal termine del primo tempo. Non parte il cronometro del tabellone perché ci sono da recuperare quei secondi fatti perdere dal cronometrista, circa 10. Fel di Eboli in possesso adesso con Boaventura. Mancia. Ercolessi. Boaventura, imbucata per Bagatini che si gira bene su Battistoni, calcio a Bagatini, la parata di Thiago Perez. Ottimo movimento da pivot da parte di Bagatini, che ha calciato anche bene col piede non suo, ovvero il destro. Adesso palla dentro, Battistoni quasi se la butta in porta. Mancia dentro per Bagatini, devia Carmelo Musumeci. Adesso la conclusione di Ercolessi, ancora Musumeci a salvare. Si fa sentire il pubblico del Pala Dirceu mentre Ercolessi viene messo giù a palla lontana da Battistoni. Molta presenza di pubblico anche quest'oggi al Pala Dirceu nonostante il turno infrasettimanale e l'orario insolito. Mancia prova la finezza di tacco per Bagatini, che però era andato da tutt'altro lato. Allora può impostare Musumeci, pressione di Mancia su di lui, riesce a servire Cesaroni, all'indietro per Dalcin, recupera la palla la Fel di Eboli, la perde Ercolessi, calcia Cesaroni fuori. Lion a far ripartire l'azione dei suoi, va da Bagatini,
Ercolessi, fallo di Battistoni, quinto fallo, meta Catania, 4:50 al termine del primo tempo. Quindi al prossimo fallo, se ci sarà, della meta Catania, la fel di Eboli andrà a tiro libero. Girano la palla adesso i ragazzi di Cipolla, una buona avventura. Ercolessi prova a girarsi su Battistoni, lo chiude bene. Salas prova a cambiare gioco, ci mette il piede, mancia, la palla finisce sulla traversa. Dalcin, Cesaroni, ancora Dalcin, deve buttare via la palla sulla pressione della Feldi. Boaventura, Bagatini, non chiude l'1-2, Boaventura ritorna adesso da Bagatini, scambiano ancora una volta i due. Mancia, tiene bene la palla alla Feldi, Eboli che ritorna indietro da Lion, che riesce a servire Ercolessi che si lancia in estirata per controllare la palla ma non ci riesce. Thiago Perez, Cesaroni, Salas, 3:40 al termine, meta in possesso con Salas. Battistoni non si intende con Paolo Cesaroni, passaggio sbagliato, il laterale Feldi, Eboli. Laterale battuto da Tress. Bissoni, Lion, passaggio rischioso per Boaventura che riesce ad allargare per Fornari. Ora Tress, Boaventura vuole andarsene sull'out sinistro, lo chiude Hernani, la palla finisce da Perez che però con troppa fretta la butta via. Bissoni, Tress, la vuole Lion, largo sull'otto sinistro e riceve su lungolina per Romano che non riesce a controllare sul disturbo di Hernani. Adesso è Spindola, la spizzata di testa di Cesaroni finisce tra le mani di Lion. Palla in avanti per Fornari, riesce a tenerla su Spindola che poi, bravissimo, chiude il capitano della Feldi, Eboli prova a ripartire a tutta velocità. Salas, Tress a chiudere. C'è a terra adesso però Pedro Spindola che ha subito un colpo. Si rialza Spindola, fortunatamente nulla di grave per il classe 93 della meta Catania. Può ripartire il gioco con Cesaroni che va a calciare, palla ribattuta proprio Spindola, grande parata di Lion, poi Cesaroni. È rimasto a terra Lion che ha fatto un grande intervento sul tiro di Cesaroni prendendola probabilmente in pancia. Si rialza anche Lion e riparte il gioco. Fornari scambia con Sergio Romano, scambio insistito dei due, è partito Romano non seguito da nessuno, eccolo che riceve, rientra la difesa della meta, ancora Romano, cambia lato e va da Tress a puntare Salas. Tress chiuso dall'aiuto di Pedro Spindola. Adesso Lion, palla al centro per Fornari. Tress sbaglia il passaggio, ne approfitta Spindola che è solissimo però, due contro di lui, lo chiude Bissoni,
ottimamente già dall'altro lato. Fornari prova il numero, chiude Cesaroni. Un minuto e 56 al termine del primo tempo. Bissoni, palla vagante, ci arriva dal Cin, calcia ancora Lion. E time out richiesto da Mr. Samperi per questo ultimo minuto e 50 secondi. Vola la musica. Riprendere il gioco dopo il time out richiesto da Mr. Samperi. Calcio d'angolo con Salas che la tocca all'indietro per Musumeci che colpisce Tres. Poi lo stesso Musumeci a far ricominciare l'azione da Thiago Perez. Salas su lungolinea per Dalcin. Ancora Salas, velocissimo Salas, solo contro Lion, allarga la palla per Hernani. Viene fischiato poi il fallo alla Feldi sul passaggio di Salas. Malfer non so perché spinge via Romano che voleva incaricarsi probabilmente dell'ammonizione, ma l'ammonito è Tres. Quinto fallo commesso anche dalla Feldi Eboli e calcio di punizione da una mattonella molto invitante. Per la meta Catania. C'è bisogno dello spazzolone prima il gioco riprenda. Si può battere, rincorsa lunghissima di Salas che si allontana, la tocca Cesaroni per Musumeci, ribatte Tres. Laterale meta Catania con Dalcin che scambia con Hernani. Ancora Dalcin, calcia di punta la parata di Lion. Bissoni non allontana, lo fa Tres. Salas, lungolina per Hernani. Rinviene Tres. Musumeci a calciare una scivolata, lo chiude Fornari.
Musumeci fuori per Salas, la bomba mancina del numero 10 del Catania non trova la porta. Lion in avanti per Fornari. Romano, siamo entrati nell'ultimo giro di lancette. Feldebolo in possesso con Bissoni che si appoggia da Lion. Romano prova a girarsi su Dalcin, la palla arriva a Boaventura, vorrebbe il fallo della palla di Irseu che non viene accontentato da Malfer. Dal Hernani, bello il lancio per Musumeci che la mette giù. Musumeci, Bissoni lo chiude, ma la palla è ancora della meta con Dalcin. Dalcin a calciare Lion. Ventisette secondi, Dalcin va da Hernani, palla allargata per Salas. Salas col mancino, ancora Lion impegnatissimo in questo primo tempo. Salas chiuso da Romano, contropiede Feldebole con Romano che è solo, ritorna lo stesso Salas da dietro. 5 secondi, Hernani si appoggia da Musumeci che se l'alza e calcia. Finisce così la prima frazione di gioco, Feldebole 1 Meta Catania 0. Decide fino a questo momento il gol di Sergio Romano dopo 1 minuto e 10 secondi di gioco. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi e ci risentiamo per la ripresa. Bentornati dal Pala di Irseu di Eboli, 18esima giornata di Serie A, Feldebole Meta Catania, 1-0 il risultato dopo i primi 20 di gioco. La decide fino a questo momento Sergio Romano. Vedremo cosa succederà in questa ripresa. La meta attaccherà da destra verso sinistra del vostro teleschermo, la Feldi da sinistra verso destra e si parte con gli ospiti in possesso con Dalcin che la perde subito. Messo giù Boaventura, non c'è fallo. Hernani non riesce a tenere la palla in campo. Bissoni per Boaventura, ancora Bissoni, Felipe Mancia, bella palla per Fornari, sponda di testa che prende in controtempo Bissoni già dall'altro lato con Dalcin, chiuso benissimo da Marco Boaventura. Fornari in avanti per Nessuno. Hernani per Salas, in avanti dove c'è Musumeci. Ancora Musumeci che non si libera della palla, alla fine subisce il fallo. Batte Salas per Dalcin. Ancora Salas. Trascorso il primo minuto di questa ripresa, mette in avanti con Musumeci. Musumeci, difficoltà sulla pressione di Boaventura, la mette via. Lion il rilancio, finisce direttamente in porta, ovviamente non è gol, si ripartirà con la palla tra le mani di Thiago Perez che serve Dalcin. Hernani, Dalcin la tiene in campo ma la serve a Bissoni che imbuca per Boaventura, prova a girarsi su Hernani, lo tiene bene il numero 8 della Meta Catania.
Meta Catania che occupa la settima piazza della Serie A. Prima di questo match veniva da 5 sconfitte di fila. Poi la scorsa giornata ha battuto per 4-1 il Lido di Ostia. Ci prova adesso Salas. Dal Cin, Lion. Recupera palla la Feldi Ebole, riparte con Fornari che calcia Thiago Perez. Bissoni la mette dentro ma ribatte Musumeci che fa ripartire Salas, allarga per Hernani, chiude Fornari in scivolata. C'è bisogno dello spazzolone perché Fornari ha lasciato una bella scia di sudore sul parquet del Paladirseo. Trascorsi in questa ripresa 2 minuti e 23 secondi. Prenderà il gioco da corner con Hernani sulla palla. Movimento di Dalcini sul secondo palo, riesce a chiudere Bissoni, palla fuori e la conclusione di Musumeci, Lion si supera. Tanti grandissimi interventi questa sera di Lion De Freitas. Ancora Musumeci, questa volta ribatte Thiago Bissoni. Salas, calcia lui, Hernani, chiude la Feldi Eboli, Meta Catania che prova a farsi vedere nella metà campo difensiva della Feldi Eboli. Ora prova a salire la squadra di Cipolla con Mancia che ruba palla ad Hernani, Boaventura poi fa ricominciare il gioco da Fornari. Bissoni sbaglia lo stop, non ne approfitta dal Cinna. Lion in avanti direttamente tra le mani di Thiago Perez. Hernani ad impostare, va da Salas, ancora Hernani, Bissoni mette il piede ma è laterale della metà, palla per Thiago Perez, rilancia in avanti per Musumeci. Troppo largo il rilancio del portiere classe 90 della Meta Catania. Imposta Ercolessi che la tocca malissimo per Boaventura, dal Cin non fa gol. Ercolessi va da Boaventura, prova il sombrero ai danni di Hernani che lo ferma irregolarmente. Tre minuti e 35 secondi giocati in questa ripresa. Feldi Eboli ad impostare con Mancia. Tres si ricomincia da Lion, serve Bagatini, scambia con Tres Bagatini, ora Ercolessi, Bagatini tra le linee, ha commesso però fallo nel tentativo di liberarsi di Salas.
Duda Dalcin prova ad andarsene sul lato sinistro, lo chiude Tres, ma la palla è ancora della meta Catania. Battistoni calcia, laterale ospite Battistoni, Dalcin, chiude Bagatini, sulla palla vagante arriva Salas che serve Perez che spazza però male, recupera palla la Feldi Eboli, possibile 4 contro 3 perché non c'è Dalcin, va a calciare Ercolessi, ribatte Musumeci, Mancia, bello il tacco per Bagatini, 2 contro 1, chiude Salas in scivolata, non c'è fallo, va a calciare Salas, la palla è dall'altro lato, Musumeci palo e poi Salas la mette dentro per l'1-1 della meta Catania. Si infuria il Paladirseu, ha pareggiato la meta dopo 4 minuti e 34 secondi di gioco. Protesta il pubblico del Paladirseu perché l'azione del gol del pareggio è nata da una scivolata di Salas che volevano fallosa i tifosi della Feldi Eboli, giudicata regolare invece dai direttori di gara, la fattispecie dal signor Zannola che ha lasciato proseguire e poi dopo una conclusione di Musumeci finita sul palo il più lesto è stato proprio Salas a mettere la palla dentro per l'1-1. Trascorsi 5 minuti di gioco in questa ripresa, il punteggio è ritornato sulla parità, tutto da rifare quindi per la Feldi Eboli che adesso non riesce a tenere palla in avanti con Bagatini. Laterale Feldi Eboli battuto da Ercolessi, palla per Lion, c'è Tres sul lungo linea, di prima va da Romano che prova a riservire Tres, tenuto a bada però da Spindola che se ne va sull'auto sinistro non riuscendo però a tenere la palla in campo. Romano adesso di punta, serve male Tres e non riesce a tenerla in campo. Pedro Spindola per Battistoni, Tiago Perez e Spindola in avanti dove non c'è nessuno, la palla finisce da Lion che rilancia ma Spindola proprio anticipa Romano, adesso Cesaroni a calciare. Battistoni per Camagnò sul lungo linea per Respino che finisce a terra, fischiato il fallo a Bagatini, in disaccordo la panchina della Feldi Eboli con questo fischio che tra l'altro è già il terzo della Feldi Eboli, va a protestare Romano col signor Malfer dicendogli testuali parole, così finiamo a 12 falli questo secondo tempo. ...14 minuti da giocare, va pareggiata la meta Catania in questa ripresa col gol di Salas dopo 4 minuti e 34 di gioco. E adesso calcio di punizione con Camagno che si allontana, Battistoni prova l'imbucata per Spindola, tenuto da Bagatini già dall'altro lato,
con Tres che guadagna l'angolo. Camagno gli impedisce di giocare velocemente, si arrabbia Tres. Tres fuori per Bagatini, altissima la sua conclusione. Thiago Perez al rilancio, in avanti per Spindola che adesso funge da riferimento offensivo. Colessi si appoggia da Lyon che la mette fuori, batte velocemente Cesaroni, lo fa con la palla in movimento però, rimessa quindi assegnata alla Feldi. Tres sbaglia però l'appoggio per Bagatini. Momento di appannamento adesso del match da un lato e dall'altro. La meta che ci prova adesso con Camagno che si allunga troppo la palla, poi Tres finisce a terra nel tentativo di stop, batte velocemente la rimessa alla meta, ci prova Hernani, l'ha toccata Lyon. Palla scodellata proprio per la conclusione di Hernani, che finisce alta. Lyon, Romano, male sul lungo linea. Camagno sbaglia l'appoggio. Feld in possesso con Rodney Tres. Hernani per Dalcin, ancora Hernani isolato contro Sergio Romano, calcia, c'è stato il tocco di Lyon. Camagno alza per Dalcin, conclusione troppo debole. Lyon, serve in avanti Fornari che allarga poi per Romano. 12:40 al termine, Feld in possesso. Romano, difficoltà sulla pressione di Hernani, si gira e si rigira, poi la butta via. Adesso prova a salire la Feld deboli per non far giocare la meta, che esce invece benissimo con Hernani, chiuso da Fornari. Prova a ripartire la Feld deboli con Tres sull'out sinistro, tocco di Camagno, calcio d'angolo. Tres a metterla dentro, ribatte lo stesso Camagno, palla fuori per Ercolessi! Marco Ercolessi, 2-1 Feld deboli. Nel momento di necessità Marco Ercolessi si traveste da bomber e con un siluro da fuori area riporta in vantaggio la Feld deboli, 2-1 al Pala d'Irseu. Sembrava in difficoltà in questo momento la Feld deboli, che ha trovato il gol poi. Hernani adesso a recuperare palla, a ripartire a tutta velocità, chiude Ercolessi.
Adesso Salas. Dalcin. Prova ad andarsene, supera Tres. Dalcin calcia. Chiude Lyon. Dalcin. Contro Tres, un avversario non facile da superare. Adesso Fornari prova a recuperare palla e guadagna la rimessa laterale. Anzi no, corregge la sua decisione direttore di gara assegnando la rimessa alla meta. Hernani adesso prova a calciare, ci mette il piede Sergio Romano. Salas scucchiaia una palla improbabile. Lyon in avanti alla ricerca di Boaventura, non riesce ad agganciare, laterale Feldi Eboli. Dalcin supera Romano, la tiene in campo Dalcin, poi prova a servire all'indietro Boaventura. Musumeci, chiedo scusa, chiude Boaventura, provato poi la conclusione Hernani, parata da Lyon che rilancia per Fornari che prova a metterla giù, la conclusione di Fornari, la parata di Thiago Perez. Bissoni la tocca per Boaventura, tiro insidioso raso terra ben parato da Thiago Perez. Ora Lyon al rilancio troppo lungo. Thiago Perez trova in mezzo al campo Musumeci che lotta con Bissoni. Riesce a girarsi Musumeci, prova il tunnel, chiude Bissoni, poi Battistoni per nessuno. Boaventura rischia e la perde. Musumeci per Dalcin, la parata di Lyon. Prova ad insistere adesso la meta Catania. Salas, palla allargata per Battistoni. Dalcin, ancora Salas, palla intercettata da Boaventura che poi la perde, si distende la meta con Battistoni, tacco per Salas, conclusione, e ancora Lyon a dire di no. Musumeci tra le linee, calcia, ribatte la difesa, poi Dalcin si coordina male. Riesce a terra Lyon. 9 minuti e 29 secondi al termine. Meta Catania che sta provando a riacciuffare il pareggio. Squadra di Samperi che dei 28 punti conquistati in campionato solo 10 sono stati ottenuti in trasferta, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Adesso Battistoni, serve Perez che spazza male, la fa sua Felipe Mancia, c'è solissimo dall'altro lato Romano, messo giù Mancia da Battistoni. Laterale Feldi Eboli, non è stato fischiato il fallo.
si tocca dolorante la caviglia sinistra Felipe Mancia. Protesta veementemente Mancia con Malfer. Può riprendere il gioco da rimessa laterale Romano. Boaventura, brutto passaggio per Bissoni che riesce a tenerla in campo ma deve buttarla via. Dove c'è Dalcinna? Salas prova ad andarsene su Bissoni che gli dice di rialzarsi. Salas si rialza ma per andare minaccioso proprio verso Bissoni. Cenno d'intesa adesso tra i due, che comunque vengono richiamati. Dal signor Zannola. Otto minuti e 50 secondi al termine del match. Conduce la Fel di Eboli, che adesso è in possesso con Mancia per Bissoni. In avanti dove arriva Tres col motorino, ci prova cadendo praticamente, non trovando la porta. Adesso Perez al rilancio per Musumeci. La palla gli arriva, resta vacante la cicca Battistoni, ma non Dalcinna che la pareggia. 2-2 meta Catania, Dudu Dalcinna. La riacciuffa per la seconda volta la meta Catania col gol di Dalcinna. 8 minuti e 20 secondi adesso al termine del match e 2-2. Feld in avanti adesso con Boaventura, colpito Battistoni che rimane dolorante a terra. Musumeci la mette fuori. A 2 quindi grazie al gol di Dalcinna. E 8 minuti esatti adesso al termine, rimessa laterale a favore della meta con la palla che arriva a Camagno, chiuso da Bissoni. Perez in avanti con Musumeci che ci prova di testa. Lion non riesce ad evitare l'angolo. E Malfer non perdona nulla, ammonito Lion. Calcio d'angolo con Camagno che doveva però aspettare il fischio di Malfer. Adesso batte Camagno per Musumeci, la palla arriva ad Hernani, netto tocco col braccio. Adesso Boaventura per Mancia che la spazza lontano, quindi laterale in zona difensiva per la meta Catania. Perez in avanti per Musumeci, sponda di testa, ci arriva Camagno, ancora Musumeci, prova a pressare Mancia,
La tiene ancora Musumeci. Battistoni subisce un colpo, Mancia la mette fuori. Battistoni, Mancia ancora a terra, ha bisogno dell'aiuto dello staff medico della Feldieboli. Si rialza Mancia, che però deve abbandonare almeno momentaneamente il terreno di gioco. Bagatini restituisce la palla. 7 minuti e 3 secondi al termine del match, 2-2 tra Feldieboli e Meta Catania. Musumeci per Hernani, prova a servire Camagno che però non riesce a controllare la palla. Palla in avanti per Ercolessi, non ci arriva il numero 22 della Feldi. Hernani, Musumeci, ancora Hernani, palla in avanti per Camagno, finisce in laterale però la sfera, batte la Feldi Eboli. Tress prova a girarsi, converge verso il centro, lo chiude Hernani in mezzo a tre, gliela ruba Bagatini. Palla in avanti, Camagno ad anticipare Bagatini, adesso Battistoni cambia lato ma non trova Musumeci. Ercolessi dentro per Bagatini, fuori la palla per Tress, la colpisce con la testa Battistoni e la mette in angolo. È ancora a terra Battistoni, ne approfittano i giocatori della Feldieboli per discutere tra di loro. Probabilmente uno schema da provare su questo corner. Può riprendere il gioco, se ne incarica Romano che la mette dentro, chiude Cesaroni, poi sbaglia Ercolessi, riparte dal Cinna, chiude Tress, la palla è rimasta in campo. Allora Hernani, Salas, 5.50 al termine, meta in possesso con Duda Dalcin. Adesso Salas fischia il paladirseu, si allarga Thiago Perez che riceve, prova il lancio alla ricerca di Dalcin, impreciso però. Lion sbaglia il passaggio lungo linea per Romano. Siamo per entrare negli ultimi 5 di gioco. Finale tutto da scoprire qui al Paladirseu, partita apertissima. Con la meta a gestire il possesso adesso con Cesaroni per Salas. Prova il tunnel sul Romano che gliela scippa Romano, forse il fallo di Salas, non fischiano gli arbitri, già dall'altro lato con Dalcin che va da Hernani,
Sbaglia Hernani il passaggio. Adesso Lion, rilancio per Romano che si arrabbia col signor Zannola. Come potete sentire, anche il Pala Dirceu in completo disaccordo con la terna arbitrale. Adesso Feldi Eboli in possesso con Sergio Romano sull'out sinistro, prova l'imbucata per Bagatini, chiude Hernani, Ercolessi con la punta, non c'è stato il tocco, sarà a fondo. Perez al rilancio, Tressa la meglio su Dalcin, batte velocemente Lion per Bagatini. Tress sbaglia il passaggio, ne approfitta Salas che riparte, Salas a calciare, non ha tenuto la palla in campo ed ha anche subito un colpo. Quattro minuti e 33 secondi al termine del match. Riprende il gioco con Lion che va da Fornari, tacco per Ercolessi che se l'alza, Ercolessi esce, Thiago Perez la mette in rimessa laterale. 4 minuti 24 secondi, rimessa laterale, Feldi Eboli, battuta da Ercolessi, altro laterale. Romano, Fornari, messo giù da Hernani, viene fischiato adesso il fallo. Quarto commesso dalla meta Catania, ha già battuto Ercolessi, la palla arriva in angolo a Romano, pallonetto molto bello ma chiude Battistoni. Ora Tress di testa per Fornari, riesce a recuperarla Hernani che senza pensarci su due volte la butta via. Ercolessi, imbucata per Fornari, prova il tacco alla ricerca di Tress, la palla finisce tra le mani di Thiago Perez, 3.50 al termine del match. Hernani in possesso di palla, Battistoni, ancora Hernani, Musumeci, lancio in avanti nella terra di nessuno però, sale Lion, prova a pressare Dalcin, Tress cambia lato e va da Ercolessi, ancora Tress, palla per Fornari, Hernani su di lui, ci prova Romano, la deviazione fuori, tre minuti e 16 secondi al termine, calcio d'angolo, Feldi Eboli chiama lo schema Romano, vediamo cosa proverà la Feldi. Palla dentro per Ercolessi, chiude la difesa, Battistoni, la palla resta lì. Alla fine arriva dall'altro lato del campo dove c'è Dalcin, solissimo, steso da Marco Ercolessi che si prende il giallo. Quarto fallo commesso anche dalla Feldi Eboli. Con 3 minuti e 8 secondi ancora da giocare. C'è bisogno dello spazzolone per asciugare il sudore sul parquet del Pala Dirceu.
tutto pronto per questo calcio di punizione. Sulla palla c'è Musumeci. Musumeci calcia, ha battuto Bissoni. Si è rialzato Tiago Bissoni, può riprendere il gioco. La rimessa laterale per la meta Catania, Dalcini sulla palla, va da Battistoni direttamente all'indietro per Tiago Perez, assolta per Dalcina, ancora Battistoni riesce a servire sul lungo linea Musumeci, su di lui c'è Bissoni ancora, si cambia lato e si va da Salas. 2.45 al termine del match, meta in avanti con Battistoni, che subisce un colpo da Fornari, non c'è il fallo, rimessa laterale Feldieboli, Battistoni però è rimasto a terra. Ancora a terra Gerardo Battistoni, che ha subito un colpo alla schiena, lo aiuta a rialzarsi Carmelo Musumeci. E riprende il gioco con Felipe Mancia, che imbuca per Fornari, che riesce a prendere posizione, rinviene sul più bello Musumeci, che guadagna anche la rimessa dal fondo. Due minuti e 30 secondi esatti al termine di questa partita. Dalcinna, Salas chiuso da Bissoni, Boaventura, Mancia imbucata per Fornari, che lotta con Hernani, che ha la meglio, fa ripartire Dalcinna, prova il tunnel su Boaventura che rinviene già dall'altro lato con Felipe Mancia, Fornari messo giù da Hernani, calcio di punizione e quinto fallo, meta Catania, 1.59 al fischio finale. C'è Tiago Bissoni sulla palla, alla sua sinistra Boaventura, più largo Mancia, appostato invece sul primo palo in questo momento Jader Fornari. Bissoni prova a servirlo, capisce tutto Salas che spazza via. Laterale battuto da Tiago Bissoni. Felipe Mancia. Bissoni, Boaventura. Pressione alta della meta Catania nonostante i 5 falli. Bissoni. Boaventura, Mancia prova ad andarsene sull'out sinistro, Musumeci a chiudere, 1.30 al termine, Lion trova Bissoni che va da Boaventura, dovrebbe puntare dal cinno, in buca invece per Fornari, da dietro Salas, non c'è fallo, riparte Salas, chiuso da Bissoni fallosamente, giallo per Tiago Bissoni. Quinto fallo anche per la Feldieboli. Da giocare 1 minuto e 10 secondi.
c'è Paolo Cesaroni sulla palla mentre sistema la barriera Lion. Si può battere Cesaroni a calciare, Lion col petto la mette in laterale, già battuto da Dalcin. Musumeci indietreggia e serve Cesaroni che alza la palla direttamente tra le mani di Lion. Un minuto esatto al termine, Lion in avanti per Romano, si protegge da Musumeci e serve Mancia. Mancia, Tiago Bissoni, Fornari, Dalcin a dargli fastidio, lo vuole puntare Fornari, poi ricomincia da Romano, Bissoni, messo giù da Dalcin, si rialza e serve Mancia, bella l'imbucata per Fornari, Fornari prova a girarsi, chiude le gambe Salas facendo un grande intervento difensivo, poi si lotta in mezzo al campo, recupera la palla Mancia, c'è Romano che la mette dentro, non l'ha toccata Perez, sarà a fondo. 13 secondi al termine del match. Time out chiesto da Mr. Samperi con 13 secondi e 7 decimi da giocare al Palla d'Irseu. Finisce il tempo a disposizione del timeout richiesto da Mr. Samperi. 13 secondi e 7 decimi da giocare e palla in mano a Tiago Perez che serve Dalcin. Salas, sale Mancia, la butta via Salas, 8 secondi. Palla giocata all'indietro da Tres per Lion che carica la bomba, calcia, colpisce Hernani, la palla resta lì sotto le gambe di Lion, ritorna Tres evitando il peggio, Dalcin per Salas ma è finita qui. Suona la sirena e triplice fischio dei direttori di gara. Due a due il risultato finale tra Feldi Eboli e Meta Catania. Saluto finale al centro del campo tra le due squadre e per questa sera è veramente tutto, un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine, ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Feldi Eboli.